Buonasera di Emilia Canonaco, nuova edizione del nostro giornale. In apertura la cronaca con l'atto intimidatorio che ha distrutto un centro commerciale. L'origine dolosa dell'incendio sembra essere la pista privilegiata dagli inquirenti. E poi parleremo di incidenza tumorale nella nostra regione. Il consigliere regionale del PD Bevacqua ha presentato una proposta di legge per l'istituzione di una commissione di inchiesta. E poi parleremo del fenomeno migratorio. Anche la Calabria fa registrare fortissimi ritardi nell'esame delle domande da parte degli asilanti, cioè di coloro che richiedono il diritto d'asilo. Pensate, l'attesa dovrebbe essere al massimo di 3 settimane, ma la realtà è ben diversa. Bisogna attendere mesi e mesi, a volte anche un anno o di più, quando ci sono eventuali ricorsi al TAR. Poi saremo a Paola per parlare del Festival della Comunicazione. Ma procediamo con ordine e partiamo dai titoli. Danneggiata da un incendio a Catanzaro, la struttura che negli anni 90 ospitava un negozio di elettronica. Da anni lo stabile era inutilizzato, gli inquirenti non escludono l'origine dolosa. Inquinamento e tumori, un binomio che in alcune aree della regione sta producendo numeri impressionanti. Il consigliere regionale Bevacqua ha depositato una proposta di legge per l'istituzione di una apposita commissione consiliare, cui demandare il compito di studiare il fenomeno. Ottenere lo status di rifugiati politici è diventato difficilissimo. La burocrazia lenta sta creando notevoli problemi in Calabria. A Crotone, nell'unico centro autorizzato per la certificazione, la situazione sta diventando esplosiva. Al via il Festival Nazionale della Comunicazione, promosso dalla Diocesi di Cosenza e dalle Paoline. Una settimana di eventi dedicati alla famiglia. Ieri la messa celebrata a Paola da Monsignor Salvatore Nunnari. Di nuovo buonasera ad Emilia Canonaco e bentornati al nostro giornale. Dunque, l'avete sentito dal primo titolo, partiamo subito dalla cronaca, da questo nuovo ennesimo atto intimidatorio che si registra a Catanzaro. Siamo in un luogo centrale della città, su Viale Europa. La notte scorsa un incendio ha praticamente ridotto in fumo quello che fino a un po' di tempo fa era stato un centro commerciale. Pare che non ci siano dubbi sulla origine dolosa del rogo. Infatti i vigili del fuoco all'interno dei locali hanno rinvenuto delle bombole di gas, ed in città naturalmente cresce la preoccupazione. I particolari dal servizio di Rosalba Baldino. Racket in azione a Catanzaro. Le fiamme nella notte hanno danneggiato alcuni locali commerciali in Viale Europa, sede qualche anno fa di un negozio di elettronica. Le 3 del mattino, quando il rogo è divampato, sarebbero stati gli agenti della polizia a notare il fumo, uscire dal locale e dare l'allarme. Sul posto 2 automezzi dei vigili del fuoco che dopo alcune ore, era ormai l'alba, hanno domato l'incendio. All'interno dei magazzini sono state trovate alcune taniche di benzina, matrice dolore. Dunque, gli investigatori non hanno dubbi. Secondo i primi accertamenti svolti dalla squadra volante, la struttura avrebbe dovuto ospitare presto un mobilificio. Pare vi fossero già delle attrezzature. Si tratta dell'ennesima intimidazione registrata negli ultimi 2 mesi. Una vera e propria escalation. Nei 60 giorni troppi roghi, troppi danni, numerose le attività nel mirino. Sembrava un incubo finito quando nei giorni scorsi sono state arrestate 4 persone. L'operazione dei carabinieri non erano i soli colpevoli. Evidentemente la criminalità alza il tiro in un territorio che ora ha paura.
Allora, vi do ancora una notizia di cronaca. Un agente assicurativo, Francesco Russo, di 32 anni, è stato arrestato e posto ai domiciliari a Montalto Fugo dai carabinieri di Rende per usura aggravata dallo stato di bisogno della vittima. L'assicuratore avrebbe applicato tassi di interesse dal 25 al 60% per somme di denaro prestate alla vittima e finalizzate a pagare i premi mensili delle polizze sulla vita e sugli infortuni che aveva stipulato. I carabinieri hanno sequestrato 8 assegni ed una scrittura privata. Lasciamo per il momento la cronaca per parlare di tumori. Il consigliere regionale cosentino del PD, Mimmo Bevacqua, ha appena depositato una proposta di legge, che vuole arrivare alla costituzione di una commissione d'inchiesta, commissione che possa indagare l'elevata incidenza di malattie tumorali in alcune zone precise della nostra regione, soprattutto grazie all'ausilio di consulenti e specialisti del settore. Questa iniziativa è stata presentata a Cosenza, alla presenza anche del capogruppo del PD in consiglio regionale. Parliamo naturalmente di Sebi Romeo. Allora ascoltiamo i particolari dal servizio di Anna Franchino. Su oltre 12.000 pazienti, la percentuale dei giovani che si ammalano di tumore in Calabria è 4 volte superiore alla media nazionale. Numeri che fanno rabbrividire, i dati sono davvero allarmanti. Nella fascia di età fra 30 e 34 anni, la media dei ragazzi costretti a lottare con la malattia del secolo è pari al 2,90% rispetto al trend nazionale, che si attesta allo 0,74%. Ma non c'è, così come in Campania, una cosiddetta terra dei fuochi. Nella nostra regione le aree in cui ci si ammala sono diverse ed in aumento, dalla Locride all'Alto Tirreno Cosentino, dal Crotonese all'Alto Ionio, scorie, rifiuti tossici e navi arenate a Niorsono costituiscono solo una parte del marcio che fa ammalare e in tantissimi casi morire i nostri vicini, i nostri parenti o i più cari amici. Ma anche la politica ha deciso di scendere in campo. L'incidenza dei tumori con percentuali sospette in alcune aree della regione richiede da parte della classe dirigente una presa d'atto forte. Il consigliere regionale Domenico Bevacqua e il capogruppo in consiglio del PD, Sebi Romeo, hanno depositato una proposta di legge regionale per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sull'aumento dei casi di tumore nelle 5 province calabresi. Prevedo la vostra legge perché la vostra legge dà certezza nei tempi. Infatti noi prevediamo un anno per concludere il lavoro. Abbiamo certezza delle dotazioni finanziarie, abbiamo previsto 60.000 euro per partire, per coinvolgere il mondo a cui lei faceva riferimento, perché senza uno studio scientifico è inutile, facciamo parole, quindi bisogna anche investire risorse per poter davvero capire, comprendere il fenomeno e dare risposte al fenomeno. Attraverso dei monitoraggi sul territorio e con analisi scientifiche di natura epidemiologica in campo oncologico si potrebbe tracciare una mappatura e da qui ripartire per elaborare azioni di prevenzione e cura. Si tratta di un'iniziativa importante perché ci consentirà di avere un monitoraggio, una mappa dell'incidenza tumorale su tutto il territorio calabrese, di rilevare le probabili anomalie e di assumere conseguenti decisioni. In questa proposta c'è anche l'istituzione del registro regionale dei tumori per arrivare al piano regionale di prevenzione, prevenzione che è fondamentale quando parliamo di tumori. Continuiamo a parlare di sanità perché c'è una patologia che purtroppo colpisce, può colpire ad ogni età, l'aneurisma cerebrale. Il primario di neurochirurgia dell'Annunziata di Cosenza, il professor Giuseppe Corriero, ha chiamato a raccolta in città i principali esperti del settore. Allora sentiamo che cosa è emerso da questo simposio scientifico nel servizio di Gianluca Pasqua. In 25 anni di vita la neurochirurgia cosentina ha compiuto sensibili progressi e raccolto consensi nell'intero paese. Lo dimostra l'ampia partecipazione al simposio sulle tecniche chirurgiche degli aneurismi cerebrali organizzato dal neurochirurgo Giuseppe Corriero, 4 giorni dedicati a una patologia caratterizzata da una dilatazione delle arterie del cervello che in caso di rottura ha una percentuale di mortalità superiore al 43%. Questa patologia colpisce qualsiasi età, da pazienti giovani, terza decade, 20-30 anni,
fino a 80-90 anni, quindi è una patologia estremamente complessa. Per fare un rapporto, diciamo, tranquillamente figurato, noi dobbiamo pensare che su 5 pacienti affetti da emorragia subaracnoidea, 2 muoiono, 2 si risolvono brillantemente e un terzo, il quinto, diciamo, della serie, a quel punto rimane con dei deficit. Durante il simposio, esperti provenienti dalle migliori realtà ospedaliere italiane sono confrontati sulle diverse tecniche di intervento, mostrando i filmati relativi ad alcuni casi trattati con successo. La malattia è essenzialmente grave e dipende dall'entità del sanguinamento. Più è grosso, più è massivo il sanguinamento, più i danni, la morte possono intervenire. Dobbiamo chiudere assolutamente questi aneurismi e oggi noi possiamo fare in tutto il mondo 2 tipi di trattamento, il trattamento endovascolare e il trattamento chirurgico. Avendo a disposizione le 2 tecniche, noi possiamo diversificare attentamente e quindi utilizzare una delle 2 tecniche negli aneurismi che più meritano una tecnica invece che un'altra. Questo al fine di poter garantire una buona chiusura dell'aneurisma e soprattutto di non determinare ulteriori danni. L'aneurisma cerebrale è come una bomba a orologeria che spesso si scopre di avere in modo casuale. Non è semplice individuare dei sintomi sentinella che possano indicare la presenza della patologia. Le storie di questi pazienti sono un po' diverse l'una dall'altra. Noi dobbiamo stare attenti a indagare tutte le storie sospette perché vanno indagate in maniera attenta con esami neuroradiologici, con l'angio-TC o l'angiografia a seconda del caso che abbiamo di fronte. Beh, sicuramente un argomento molto delicato, quello appena trattato dal precedente servizio. Adesso cambiamo ancora pagina e parliamo dei flussi migratori che sembrano veramente non avere mai fine nonostante questa operazione denominata Triton. Non si sono ancora del tutto spente le polemiche provocate qualche giorno fa dalle dichiarazioni del ministro dell'Interno Angelino Alfano, che aveva appunto formulato questa idea: facciamo lavorare naturalmente su base volontaristica le migliaia di persone che si trovano in Italia nei diversi centri di accoglienza in attesa del pronunciamento delle varie commissioni provinciali, quelle deputate cioè ad esprimersi sul diritto d'asilo politico oppure no. I tempi previsti dall'Unione Europea dovrebbero essere molto brevi, al massimo 3 settimane, ma si prolungano a dismisura 6 mesi, addirittura un anno nel caso in cui la commissione provinciale dice no e l'asilante si rivolge per un ricorso alla giustizia amministrativa. È stata tentata la via del rafforzamento, del potenziamento di queste commissioni, ma se considerate che ci sono in Italia attualmente decine di migliaia di cittadini provenienti da altri paesi, soprattutto Medio Oriente ed Africa, in attesa che la loro pratica venga esaminata, capite come insomma il problema sia veramente difficile da gestire. Sentiamo. La questione immigrati è una problematica aperta in diversi settori per diversi motivi. Uno dei più delicati rimane soprattutto quello del riconoscimento dello status di rifugiati, unica strada percorribile perché non si trasformi l'immigrato in un clandestino. Ma si tratta di una procedura complessa e dei tempi lunghi, una questione burocratica che, se non affrontata per tempo, alimenta l'illegalità. In Calabria esiste una sola commissione incaricata di effettuare le verifiche ed assegnare lo status di rifugiato ed ovviamente la struttura di Crotone rimane vittima di un inevitabile sovraffollamento di pratiche. Fondamentale in questo caso risulta il ruolo dell'ESPRAR, ovvero il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, costituito dalla rete degli enti locali per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza, orientamento. Per come è la normativa oggi, a molti non viene dato il permesso di soggiorno, né umanitario, né sussidiario e né di protezione internazionale, perché secondo le nostre norme non hanno i requisiti. Questo significa che molte persone faranno dei ricorsi, quindi con un'aggiunta di costi economici per loro e anche per lo Stato italiano, e in
quando non, poi non vengono accettati, automaticamente diventano clandestini, perché poi non riusciamo a mandarli indietro nei loro paesi, perché magari c'è una situazione, non ci sono accordi bilaterali con l'Italia. Quindi in realtà noi creiamo ogni anno dei clandestini che, essendo clandestini, non possono poi trovare un lavoro, non possono trovare una casa, quindi stanno per le strade creando i problemi che tutti sappiamo. C'è una via d'uscita? Ci sono delle posizioni internazionali che possono trovare la soluzione? Allora, la via d'uscita è intanto un'accoglienza anche diversa rispetto a quella di oggi. Noi in Calabria abbiamo sperimentato, non adesso, ma già dal 99, delle esperienze positive, Badolato, successivamente Riace, poi Acqua Formosa, quindi delle esperienze in questi piccoli paesi collinari, montani, dove con piccoli numeri, ovviamente, perché non si può invadere, diciamo, questi paesi, con piccoli numeri hanno dato dei risultati eccellenti. Quando si concentrano troppe persone in un piccolo paese, anche 100 persone diventano una cosa difficile da gestire. E forse le cose potrebbero cambiare a breve, perché, come saprete, la Commissione europea ha appena redatto un'agenda che in buona sostanza contiene una deroga alla Convenzione di Dublino 2. Dublino prevede cioè che la domanda di asilo venga fatta da parte del migrante nel paese dove approda. Se invece passerà la linea della distribuzione delle quote dei migranti tra i 28 paesi europei, questa richiesta potrà essere fatta anche fuori dai confini del nostro paese. Per il momento noi cambiamo argomento, ci spostiamo a Paola, dove è stata inaugurata con la messa celebrata da Monsignor Salvatore Nunnari la settimana dedicata alla comunicazione. Santuario di Paola gremito per l'apertura del Festival Nazionale della Comunicazione organizzato dai Paolini e dalle Paoline in partenariato con la Diocesi Bruzia e altre istituzioni locali. Una settimana intensa di studio, partecipazione, attività. Il via ufficiale con la Santa Messa presieduta da Monsignor Salvatore Nunnari, arcivescovo metropolita di Cosenza Bisignano e presidente della Conferenza Episcopale Calabra, e concelebrata da padre Gregorio Colatorti, correttore provinciale dell'Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola, Don Ampelio Crema, responsabile del Festival Nazionale della Comunicazione, Don Enzo Gabrieli, direttore dell'ufficio stampa e del settimanale diocesano di Cosenza Bisignano Parola di Vita, Don Mario Corraro, rettore del seminario teologico cosentino. Nel corso della sua omelia, padre Nunnari ha lanciato un forte messaggio sul ruolo della famiglia nella società e nella Chiesa. La famiglia in crisi? No, ci saranno alcune famiglie in crisi. La famiglia in Calabria ancora ha un messaggio forte per i valori che vive da mandare un po' ovunque in Italia e non solo. La famiglia che diventi luogo di incontro, di ascolto, di comunione, per essere poi il luogo della vera educazione. In questo tempo in cui si parla tanto dell'emergenza educativa, riscopriamo il ruolo soprattutto dei genitori, di noi adulti. L'emergenza riguarda soprattutto noi giovani. Una famiglia che sa mettersi in ascolto e che sa arrivare all'ascolto nel profondo della sua vita interiore, questo è il mio pensiero anche a Maria, a donarsi questa ricchezza di interiorità che c'è nei nostri papà, nelle nostre mamme, nei nostri figliuoli. Entrare dentro alla interiorità di ciascuno e sapere offrire all'altro la ricchezza che c'è sempre, nonostante i nostri limiti, i nostri peccati, c'è sempre una ricchezza che Dio ha messo nel cuore dell'uomo, e noi calabresi di questa ricchezza siamo già abbastanza portatori presso le generazioni nuove. Ed Albidona, Alto Jonio Cosentino, si rinnova, come del resto avviene da decenni, la festa dedicata a San Michele Arcangelo. Albidona, caratteristico borgo dell'Alto Jonio Cosentino, ogni anno in occasione della tradizionale festa dedicata al santo patrono, San Michele Arcangelo, accoglie migliaia di fedeli e tanti migranti che non rinunciano a rivivere la festa che più rappresenta l'identità del proprio paese. Il culto di San Michele Arcangelo viene da lontano.
non è da oggi. Abbiamo una statua che è stata restaurata già nel 2007, ma è una statica molto antica, è del 1700. Ci sono le condizioni per dire che questa statica forse è l'unica che noi conosciamo, però chi viene si rende conto che è una statica lignea, più alta di 2 metri, è un'immagine veramente divina. La festa del Santo Patrono è una delle feste più sentite dell'Alto Ionio. Con orgoglio lo diciamo, ma questo deve servire anche per rivalutare quelle che sono le vecchie tradizioni, che sono oggi le tradizioni che devono creare un futuro alle nostre generazioni. Nella mattinata si svolge la celebrazione eucaristica, seguita dalla prima parte della processione, che tocca diversi punti del caratteristico centro storico, accompagnata dalla banda musicale, dai suonatori di zampogna e dalle donne in costume tradizionale che trasportano sul capo gli antichi cinti. Acclamata da una folla immensa, l'imponente statua lignea del santo viene riposta nella chiesa di San Rocco. Nel pomeriggio riparte la processione, che ripercorre nuovamente il centro storico, fino ad arrivare nella piazzetta antistante la chiesa di San Michele, dove prende vita un rituale antichissimo, l'incanto, ovvero un'asta di prodotti tipici, animali e manufatti artistici offerti dai fedeli. La festa di San Michele Arcangelo prosegue fino a notte inoltrata, con il concerto in piazza, e si conclude con spettacolari fuochi pirotecnici. Le immagini degli animali venduti all'asta, quelle avremmo veramente preferito non vederle. Allora, parliamo adesso del libro che si chiama Oro Bianco, lo hanno scritto e non è la prima volta che si cimentano in questa esperienza. A quattro mani il magistrato antimafia calabrese Nicola Gratteri e il giornalista Antonio Nicaso, che è un profondo conoscitore del radicamento dell'Andrangheta negli Stati Uniti. Sentiamo Stefania Belvedere. Un libro inchiesta che svela l'affare cocaina gestito dall'Andrangheta che fattura milioni di euro. Il libro, firmato da Nicola Gratteri, procuratore aggiunto di Reggio Calabria, ed Antonio Nicaso, giornalista esperto che conosce le regole e lo scacchiere internazionale su cui si muove la criminalità organizzata. Il volume, edito dalla Mondadori, è stato presentato a Catanzaro per un'iniziativa promossa dall'UMG Book Club. L'antistato con i suoi affiliati e l'imponente giro di denaro descritto nelle pagine e nelle parole di Nicaso. L'Andrangheta è l'organizzazione oggi più ricca e più potente, con un fatturato di 44 miliardi di euro, di cui oltre 29 proveniente dal traffico della cocaina. La cocaina è ricchezza, la cocaina serve a infiltrarsi nelle istituzioni, serve a investire denaro nell'economia legale, una sorta di compattazione di interessi. L'incontro, moderato da Fabiola La Croce, ha evidenziato quanta complessa sia l'attività investigativa. Il viaggio reale e non immaginario nei luoghi di produzione della cocaina. Una vera e propria industria che parte dalla coltivazione per arrivare al consumatore finale. Un tempo l'oro bianco era considerato una droga d'élite, oggi invece è sostanza stupefacente di massa alla portata di tutti. Ormai l'80% dei tossicodipendenti usano cocaina, ormai il gruista, il carpentiere, l'idraulico, il pilota d'aereo, chiunque usa cocaina perché gli dà un senso di eccitazione, supera i freni inibitori, ma questa eccitazione, questa forza durerà 2 ore, 3 ore, poi cala in depressione e diventa una larva. Sono i numeri riportati nel libro a spiegare il salto di qualità dell'Andrangheta. Secondo le cifre ufficiali sono 243 milioni le persone nel mondo che fanno uso di droghe. Allora, 1915-2015, parliamo del secolo trascorso dalla Grande Guerra, la guerra invisibile potremmo dire, visto che le battaglie furono combattute al fronte. Anche la nostra regione, la Calabria, dette un pesante contributo in termini di sangue versato, a partire dunque a morire o comunque a ritornare mutilati e inabili al lavoro, furono soprattutto contadini e appartenenti ai ceti economici più bassi, gente anche molto in là con gli anni, che fino a quel momento non aveva visto in vita sua neanche un fucile. Ci saranno delle manifestazioni a Cosenza e a Reggio Calabria, il calendario è stato presentato questa mattina.
In occasione delle celebrazioni per il centenario della Prima Guerra Mondiale, la cosiddetta Grande Guerra, e del 154esimo anniversario della Costituzione dell'Esercito Italiano, lo Stato Maggiore dell'Esercito ha organizzato una serie di attività su tutto il territorio nazionale. Anche il Comune e la Provincia di Cosenza sosterranno le iniziative. Nella nostra regione saranno Reggio Calabria e Cosenza le città interessate dagli eventi. A Reggio, il 15 maggio, in Piazza Italia, dove sarà anche alle assistita una mostra, ci sarà la partenza della marcia commemorativa. Sabato 16 maggio l'evento si sposterà a Cosenza, in Piazza dei Bruzzi, dove passerà la marcia diretta poi in Basilicata. Anche qui sarà allestita una mostra statica di materiali e mezzi del primo reggimento bersaglieri di Cosenza. La memoria per un paese, come dice qualcuno, è tutto. Non bisogna dimenticare per non ripetere gli errori del passato. Noi con l'iniziativa l'esercito marciava, si vuole idealmente ricostruire questo afflusso di tutto quanto il popolo italiano verso il confine del nord-est della nostra patria per completare quell'epopea risorgimentale a cui ancora mancavano nei confini città italiane e popolo italiano. Sono giovani dell'esercito italiano che correndo le 24 ore, tutte le 24 ore di ogni giorno, scambiandosi questa staffetta, una bandiera attraverso la quale vogliamo proprio identificare l'unità nazionale. Ed infatti, come molti tra di voi sapranno, la Prima Guerra Mondiale è stata anche definita Quarta Guerra di Indipendenza, proprio perché c'era ancora da completare il processo di unificazione del nascituro Stato italiano. Bene, alleggeriamo decisamente il tono del giornale, arte ed enogastronomia nelle giornate europee dell'opera. Paola, una iniziativa particolare organizzata dall'Associazione Musicale Orfeo Stillo e dall'Istituto Alberghiero. Sentiamo Patrizia De Napoli. Sì, musica e cucina, un connubio inconsueto che l'Associazione Musicale Orfeo Stillo di Paola ha voluto creare. L'ispirazione è molto probabilmente l'Expo 2015, una vetrina sull'arte e sull'enogastronomia. Un progetto, l'opera nel piatto, organizzato nei minimi dettagli ed inserito nelle giornate europee dell'opera. La nostra idea è stata quella di avvicinare l'opera lirica all'enogastronomia, che sono due settori che fanno grande l'Italia nel mondo. Abbiamo iniziato proprio ad inizio di questo anno scolastico con incontri di formazione con esperti nel settore lirico presso gli istituti alberghieri calabresi. Di seguito alla formazione i giovani chef hanno ideato dei piatti che hanno poi realizzato nel concorso, il primo concorso enogastronomico, l'opera nel piatto. Un appuntamento promosso dall'Associazione Stillo per diffondere l'opera lirica ed avvicinarla ad ambienti che generalmente non la frequentano, ma anche per promuovere due settori che riconoscono l'Italia e la Calabria come l'eccellenza nel mondo, e cioè la cucina e l'opera. Questa iniziativa ha rappresentato un momento di efficace sinergia tra le scuole e le associazioni musicali, perché ha unito le competenze della scuola a quelle dell'associazione, e in questo momento siamo riusciti ad incrociare queste due attività sposando la gastronomia alla musica. L'opera nel piatto è stato proprio questo. Siamo al calcio di Serie D, ultima gara di campionato per il Rende, che è chiuso a Lorenzon contro la capolista Akragas. Adesso i biancorossi attendono di conoscere il prossimo avversario nei play-off che affronteranno il 24 maggio. Gianluca Pasco. La standing ovation per l'Akragas è meritata. Arriva al termine di un campionato condotto sempre ad un buon ritmo e, aspetto che conta un po' di più, con la giusta continuità. Ma il fatto che ad applaudire i giocatori agrigentini siano proprio i biancorossi del Rende, impegnati fino a qualche settimana fa a rincorrere Tiscione e compagni, rappresenta la nota positiva che ci piace evidenziare.
Grande sportività nel pre-gara, poi la volontà di entrambe le squadre di chiudere il campionato in bellezza con una prestazione di spessore e, se possibile, facendo divertire il pubblico presente al Marco Lorenzon. Per il Rende anche il primo dei passaggi intermedi verso la finale playoff del prossimo 24 maggio, quando Trocini dovrà schierare la formazione che offra maggiori garanzie, non solo tecniche, ma anche dal punto di vista caratteriale. Intanto il botta e risposta con la neopromossa di Feola, sancito dalle reti di Simeri e Arena nella ripresa, ha evidenziato la buona lena di alcuni biancorossi e la necessità di recuperare la piena condizione di chi nell'ultimo periodo ha sofferto problemi fisici. Dall'altra parte una squadra che, come spesso accade, cambierà molto per adeguarsi agli standard della Lega Pro, dicendo addio ad alcuni professionisti delle promozioni e puntando su nuovi protagonisti. In chiusura di giornale uno sguardo alle previsioni del tempo. Oggi il vento nella nostra regione ha scompigliato più di una testa. Ben ritrovati al meteo. Dopo la leggera instabilità che ha caratterizzato la giornata di domenica, è ritornata l'alta pressione. Possiamo osservare una nuova rimonta dell'anticiclone subtropicale, questa volta con asse più ad ovest, quindi con obiettivo il Mediterraneo occidentale ed il nord della nostra penisola. Sul nostro territorio, di contro, aria fresca dei quadranti settentrionali manterrà le temperature nelle medie del periodo o addirittura leggermente sotto al primo mattino e nelle zone interne. Passiamo quindi alle mappe in dettaglio per la Calabria. Domani ancora sereno o poco nuvoloso ovunque, con temperature stazionarie e nelle medie del periodo. Andiamo a vedere ora come si comporteranno mari e venti. Domani venti a regime di brezza da maestrale sul Tirreno, con mari poco mossi. Debole nordorientale sullo Ionio settentrionale, con mare poco mosso. Moderato da nord-est su Ionio centro-meridionale, con mari mossi o molto mossi. E infine vi ricordo, per ulteriori informazioni, il nostro sito internet www.meteoincalabria.it. Bene, anche per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domani. Grazie, buona serata e ci vediamo alle 22:30.